Vivo con 3 euro al giorno e ti racconto come faccio, perché e cosa c'è all'interno di questi 3 euro, perché bisogna spiegare bene, essere onesti e ci metto la faccia soprattutto. Ciao, io sono Stefania Rossini e con Luciano siamo ideatori di questo canale e del sito www.cambiavita50anni.com. Oggi ti voglio parlare di un argomento che è tornato di moda in questi giorni. Mi ha intervistato una ragazza bravissima, secondo me, Chiara, che lavora per Fanpage. È una testata giornalistica online gigantesca, forse una delle più grandi che ci siano. Ha fatto un servizio su come viviamo. Servizio oltretutto molto bello, se volete andare a vedere su fanpage, veramente strepitoso. E il titolo, ovviamente, come da giornalista, ha fatto un titolo acchiappa veramente, è diventato virale quel video e quell'articolo lì. Vivo con 3 euro al giorno e sì. È vero, ci metto la faccia io perché da lì si sono scatenate, oltre a essere virale, si sono scatenati tantissimi ovviamente commenti, il 99% negativi, ma posso capire, per le persone superficiali che non vogliono approfondire, non vogliono comprendere, capire, stanno bene nella loro zona di comfort, stanno bene nella loro gabbia, comprendo che una persona come me è scomoda, antipatica e dà fastidio perché se lo faccio io significa che puoi farlo anche tu, perché io non sono niente di più di te, non sono maga magò, non ho competenze particolari, è stato un percorso di 12 anni, ma che già subito 12 anni fa avevo capito che aveva un valore veramente meraviglioso, infatti 12 anni fa ho potuto scrivere vivere in 5 con 5 euro al giorno ed era vero, e come adesso è vero 3 euro a persona al giorno, ma ci sono delle cose da spiegare e questo video serve proprio a questo, ma ne seguiranno tanti altri. Infatti io ti invito a scrivermi nei commenti le domande che vuoi farmi, che domande educate, anche se è sottinteso, su che argomento vorresti che parlassi, o proprio domande anche personali, non troppo, e che io sarò molto felice di fare dei video apposta per risponderti, perché sono sicura che risponderò a te, ma risponderò anche a tante altre persone, perché è stato un percorso di 12 anni. È nato 12 anni fa a causa della perdita di mio papà. Io avevo un lavoro part-time e quindi l'ho perso all'improvviso a causa della sua morte, perché era lui che mi teneva i bambini. Ma questo sarà un altro video, perché comunque vi racconterò anche la mia storia. Scrivetemi delle domande specifiche, sarò felice, ripeto, di rispondere. Racconterò anche piano piano anche la mia storia, visto che comunque ho notato tanto interesse. E la cosa bella di questo interesse, la cosa bella anche dei commenti negativi, perché veramente davvero ci stanno, ognuno dà quello che ha. E ogni commento qualifica la persona che l'ha scritto, quindi ci stanno tutti. L'Italia non sarebbe messa in questo modo se le persone fossero tutte consapevoli, tutte insomma che ragionano in funzione di una libertà personale e collettiva in modo completamente diverso. Quindi veramente ci sta, ma grazie a loro io sono potuta arrivare, è potuta arrivare la mia storia, e questo articolo ha miliardi, migliaia, non so, tantissime persone, perché è stato anche tantissimo condiviso, e sono sicura che è arrivato alle persone giuste, nel senso che alle persone che hanno voglia di andare oltre un titolo, hanno voglia di comprendere, hanno voglia di sviscerare questi argomenti, hanno voglia di capire, ma tu come cacchio fai? Anche se l'articolo era molto ben fatto, comunque lì dico tantissimo, in pochissimi minuti c'è scritto tantissimo, però le persone che sono pronte a
mettere il piede fuori dalla propria zona di comfort per disperazione, per voglia, per obiettivi, per qualsiasi cosa. Io sono sicura, oltretutto, anche che se sei qua ad ascoltarmi, io penso che sei una persona, come una di queste, una persona che ha voglia di capire meglio. Quindi, come faccio? Come faccio? Beh, la base è la consapevolezza, cercare di imparare più cose possibile. L'autoproduzione è la parola chiave. Il minimalismo, l'autoproduzione, la consapevolezza che all'interno di queste parole veramente c'è un mondo. La mia vita, il mio percorso è di 12 anni, molto lungo, ho attraversato tantissime fasi. Io ho cercato di imparare, ma dove ho imparato? Ho imparato tanto su YouTube. Il mio canale qui, YouTube, è nato proprio il mio, il no, perché era il mio, poi adesso è diventato il nostro perché collaboriamo io e Luciano. Io sono magari un po' più di idee. Mi vedete faccia a faccia, quindi sembra che faccio tutto io, ma il dietro, il montaggio, tutto quello che c'è dietro è veramente tanta roba, è tutta di Luciano. Quindi adesso è il nostro canale, è nato all'inizio e lo stiamo portando avanti proprio sempre, solo con lo stesso obiettivo, condividere come facciamo. Come si fa a fare il pane, come si fa a fare la cosmesi, come si fa a fare i detersivi, come le tecniche di risparmio, l'autoproduzione in cucina, cucinare a basso costo con ingredienti trovabili da tutti e anche per chi non ha un orto, anche per chi non abita in campagna, queste pratiche sono per tutti, nel senso che certo se io ti racconto come coltivare il cavolo nell'orto, se non hai, se abiti in città, magari a te può interessare meno, ma il 90% di quello che condividiamo qua lo possiamo fare tutti, non abbiamo scuse. È per quello che io sto antipatica, do fastidio, sono fastidiosa a tantissime persone, perché in questo canale ti dimostro una parola brutta, ma ti condivido, ti condividiamo, che lo potete fare anche voi, se solo lo volete, se avete degli obiettivi alti come noi e se ti piace questa vita, la libertà è la semplicità volontaria, come dice il mio amico Francesco Narmenni nel canale Smettere di lavorare, insomma, una filosofia di vita, perché all'interno di questo, di questi 3 euro, c'è tantissimo studio, tantissime pratiche, tantissime cose che ho buttato via, tantissimi esperimenti falliti, tantissime notti insonni per cercare di capire, provare, imparare, tantissimi materiali buttati via, tantissime prove fallite. E qui condividiamo la maggior parte delle cose riuscite bene. Cosa c'è all'interno di questi 3 euro? Perché alla fine bisogna veramente. L'onestà, la trasparenza, il metterci la faccia, ragazzi, è fondamentale. Avere una storia dietro, tu sei quella cosa che dici, è fondamentale al giorno d'oggi dove tutti vogliono giustamente il loro spazio nel web, ti nascono come funghi, canali dove parlano di risparmio, di qualsiasi cosa, ma che poi in realtà stanno recitando un ruolo, ecco, quindi stiamo molto attenti anche in questa cosa. All'interno di questi 3 euro abbiamo contemplato la spesa alimentare che noi facciamo ancora al supermercato, purtroppo per fortuna abbiamo provato i gas, ci potrebbero essere miliardi di video, di micro video all'interno di questo video, quindi infatti fammi un sacco di domande, fatemi le domande, proprio riempite la bacheca di domande perché sarò felice di rispondere una a una a ogni video e con un video specifico. E ci sono la spesa. Noi il sabato mattina andiamo al supermercato. Ultimamente io non faccio più l'orto, ma per ragioni di tempo, per ragioni anche di fisico, vorrei ricominciare a farlo l'anno prossimo. Adesso vediamo.
anche il lavoro, perché io ho due attività imprenditoriali, ma questi sono altri discorsi. E ho anche due figlie da gestire, la casa, eccetera. Quindi acquistiamo frutta, verdura, pasta, quello che trovi al supermercato, ma sempre tendenzialmente materie prime, mai prodotti confezionati, mai cose già, mai, quasi mai. Spesso, a volte compriamo anche alcuni prodotti già fatti se li troviamo al 50% di sconto, perché sappiamo che poi la sera li buttano via. Allora, insomma, ci sono anche qua dei video, la spesa 10 euro, la spesa 30 euro, se vuoi cercarle nel canale, che ti spiegano anche questa cosa qua. C'è dentro tutta la spesa, c'è dentro la detersione della persona e della casa. Nel canale troverai video, usciranno dei video anche per le pulizie. Insomma, qui nel canale trovi tantissime ricette di come faccio a fare il sapone, come faccio a fare tante cose. E quindi c'è all'interno tutta questa cosa che secondo me è già tanta roba, e tutto quello di beni comuni, quello che le persone che noi utilizziamo tutti i giorni. Cosa soprattutto non c'è all'interno di questa cifra dei 3 euro, ovviamente, ma ogni persona intelligente ci arriverebbe, ma è bene specificarlo. Non c'è il mutuo, io ho un mutuo altissimo da pagarmi da sola, è veramente altissimo, che ho fatto per questa biocascina dove abitiamo e dove ho un'attività di EcoBnB, ecoaffittacamere adesso, veramente non è più un B&B, è un ecoaffittacamere, dove ti invito a leggere il libro Padre ricco, padre povero, perché comunque il mutuo fatto semplicemente per una casa è una perdita. Il mutuo fatto per una casa e un'attività, che l'attività ti paga il mutuo, è un'attività. Sono discorsi, anche qui un video a parte ci starebbe. Uscirà la recensione di Padre ricco, padre povero, leggetelo, perché a me ha cambiato totalmente la vita, ma veramente, questo libro qua. E quindi non c'è il mutuo, non ci sono le bollette. Le bollette, ci è difficile capire i consumi personali, familiari, perché sotto la biocascina, la porzione di biocascina dove abitiamo, c'è appunto l'affittacamere, e le persone continuano a cambiare, i consumi sono diversi, quindi insomma, la bolletta è tutta compresa tra attività e casa nostra, quindi non sono comprese bollette, mutuo, benzina. La benzina, io personalmente, Stefania, spendo circa 20 euro a settimana, perché mi serve solo per portare al bus mia figlia e andarla a prendere, e portare a scuola mia figlia e andarla a prendere, e una volta alla settimana andare in discarica e fare la spesa con Luciano. Poi, tendenzialmente, a parte cose particolari, a volte vado in biblioteca, eccetera, ma non utilizzo la macchina, perché appunto le mie attività sono qui a casa e quindi non mi serve. Luciano è un altro discorso, perché Luciano purtroppo lavora lontano da casa e è una spesa veramente enorme. Ma il suo stipendio di Luciano, il suo stipendio di Luciano, il stipendio di Stefania Rossini e di Stefania Rossini. Quindi questo dei 3 euro cerchiamo di dividerlo, ecco. Quindi non sono comprese queste cose, ovviamente, altrimenti la cifra pullulerebbe, però vi garantisco e ci metto la faccia. Ho fatto il conto, l'ho rifatto ancora. Noi spendiamo circa tra i 50 e i 70 euro al supermercato il sabato mattina, più o meno. Andiamo in un discount all'incirca, viaggia su materie prime, e vedete anche video della spesa che faccio, più o meno. Noi abbiamo anche quattro gatti, quindi siamo quattro umani in casa e quattro gatti, e poi circa 30 euro online, 30-40 euro online. La cifra sarebbe divisa in 30 giorni, 3,30 euro più o meno al giorno per persona, a grandi linee, e non ci manca niente. Io mi autoproduco tutto. Io lavoro a casa, io dico sempre che ho tre lavori: l'affittacamere, il canale YouTube e il risparmio, perché vi posso garantire che mai tempo è così prezioso nello spendere, nell'autoprodurre, perché veramente hai dei prodotti sani, li puoi decidere tu come fare, buoni. Anche l'altro giorno volevamo acquistare dei burger vegetali, erano scontati del 50% e costavano circa 75 centesimi l'uno,
Alla fine non li ho presi perché ho detto è vero, 75 centesimi l'uno non è tanto, recuperiamo uno scarto perché comunque la sera prima li avrebbero, la sera dopo, la sera stessa li avrebbero buttati via. Però ho detto no, perché a me costa imparagonabilmente di meno e ci metto pochissimo, in mezz'ora ti faccio anche 20 burger, quindi no. Non li ho acquistati. Il tempo è un dono prezioso, dobbiamo saperlo utilizzare, sfruttare, sfruttare è una parola brutta, però ecco, spero di avere chiarito in pochissimo tempo perché ci sarebbe veramente da parlare per ore, per ore, per ore e vorrei approfondire ogni discorso di questo video. Questo è un video un po' generale. Come fare? Ma già. Se tu guardi tutti i video di questo canale, come fare il latte vegetale, come fare i burger, come fare tantissime ricette, già hai tantissime soluzioni da poter attuare e da risparmiare già da ora, in questo momento. In questo momento. Quindi non ci sono scuse, non ci sono parole brutte, non ci sono offese, c'è solo da fare, da mettere in atto, da fare azioni concrete se vogliamo risparmiare, perché vogliamo risparmiare e saranno altri video, ma lo vedete anche qua, abbiamo un sogno meraviglioso, io ho un mutuo da pagare, abbiamo anche un sogno, quindi grazie per avermi ascoltato, spero di non essere stata troppo logorroica e spero di avere chiarito in questi 3 euro che cosa c'è dentro. Grazie per avermi ascoltato fino a qua, iscriviti al canale perché ci saranno tantissimi altri video in merito e buona vibra!